queste tragedie che si svilupparono nel corso di tanti mesi, dal 24 agosto fino al 18 gennaio e poi nel febbraio 2017 questa ulteriore drammatica situazione. Devo dire che il sistema pubblico, il comune, ha lavorato con molta intelligenza, con scrupolo, sempre tenendo in mente il fatto che questa situazione coinvolgeva 31 nuclei familiari, più di 100 persone, veramente per Civitella del Tronto un fatto di grande, grande importanza. Siamo qui sapendo che abbiamo fatto in fondo il nostro dovere, sapendo anche che ora gli uffici pubblici devono dare la massima disponibilità, il massimo sostegno ai progettisti privati che dovranno, mentre saranno realizzate le opere di urbanizzazione, presentare i progetti in maniera tale che il diritto alla ricostruzione di questi abitanti finalmente a Santa Eurosia sarà riconosciuto. Speriamo presto, tempestivamente e anche all'insegna di criteri di qualità.